La città di Pesaro festeggia il santo patrono, San Terenzio. Non solo un giorno di festa, tanti hanno affollato il Duomo per i Vespri alle 16.30 e poi alle 17 il corteo si è snodato per le vie del centro storico seguendo l'urna di San Terenzio. Una giornata che ha grande significato per tutta la città di Pesaro. Il sentimento di devozione si rinnova anche quest'anno per San Terenzio. Cosa rappresenta? Quali sono i valori di questa giornata? Beh, la celebrazione della festa di San Terenzio è una celebrazione che ci riguarda sia come chiesa locale ma anche come territorio. In fondo San Terenzio è stato il primo vescovo e martire che ha evangelizzato questa comunità del tempo che era pagana. Tutto questo significa allora ritornare un po' alle radici della fede, ma significa anche prendere l'esempio di San Terenzio e da San Terenzio come uomo molto coraggioso che ha saputo collocarsi nel tempo e annunciare il Vangelo proprio in un contesto storico e culturale molto particolare. Lei, eccellenze, qua da 14 anni, ha visto cambiare il sentimento religioso in questa città? Sì, una certa trasformazione l'ho avvertita. Da un'esperienza di fede religiosa un po' legata alla tradizione si sta passando molto a un'esperienza religiosa fondata sulla convinzione. Tutto questo rappresenta per noi una grande sfida e per la Chiesa di Pesaro certamente un momento di grande impegno ma anche di grande crescita. Un messaggio invece da lasciare ai giovani per questa giornata? Ma io posso solamente dire ai giovani quello che già Papa Francesco da tempo sta ripetendo, e cioè che occorre una fede convinta, motivata, generosa e coraggiosa. Io credo che l'esperienza religiosa cristiana, se vissuta in maniera autentica, realizza pienamente la persona umana. Quindi invito i giovani a superare un preconcetto dove l'esperienza religiosa viene vista e valutata come elemento di sottrazione della propria umanità, e li invito invece a riscoprire questa realtà realizzativa della fede. Senza la fede non andiamo da nessuna parte e la fede in Gesù Cristo diventa un'esperienza che dà risposta a tante domande umane, soprattutto a quelle che ci pervengono da condizioni estreme come il dolore, la sofferenza, la morte.